Buon pomeriggio. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante resocontazione stenografica e trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita a colleghe e colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei paesi europei nell'Indo-Pacifico, l'audizione del vicepresidente dell'Accademia Diplomatica del Vietnam, Nguyen Vu Son, e dell'ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam, Duong Hai Hung. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori al dottor Nguyen Vu Son e l'ambasciatore Duong Hai Hung, accompagnati dalla dottoressa Hoang Ho An, consigliere dell'ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam, dalla dottoressa Nguyen Thu Ha e dal dottor Nguyen Chi Trung, rispettivamente primo segretario e terzo segretario della medesima ambasciata. Considerati i tempi ormai purtroppo ristretti dell'audizione, do subito la parola al dottor Nguyen Vu Son, vicepresidente dell'Accademia Diplomatica del Vietnam. Please, Ambassador. Yes. Honorable President. Signor Presidente, cari membri della Camera, è un grande privilegio per me oggi essere qui. Desidero innanzitutto ringraziare lei, Presidente, per il gentile invito. Sono molto lieta di avere con me Nguyen Vu Son, Vice Direttore Generale dell'Accademia Diplomatica del Vietnam, grande oratore in termini di politica estera, soprattutto nelle questioni strategiche dell'Indo-Pacifico. Egli è anche conosciuto a livello internazionale nell'ambito della diplomazia e della ricerca nell'ambito della Mar della Cina Mediterranea. Prima di passargli la parola, vorrei solo ringraziare questa opportunità di parlare sulle migliori relazioni economiche tra Vietnam e Italia. Vietnam e Italia hanno relazioni che risalgono al 73. Negli ultimi 50 anni c'è stato tutta una serie di cambiamenti, però il rapporto fra i nostri due paesi si sono sviluppate positivamente ad ampio raggio e hanno sviluppato tutta una serie di attività di cooperazione, soprattutto per quanto riguarda le nostre relazioni che risale al 2013 e successivamente poi noi abbiamo ambo parti cercato di fare migliorie nelle nostre relazioni e siamo molto lieti di vedere che il rapporto con l'Italia diventa sempre più profondo e sicuramente abbiamo migliorato la fiducia reciproca. Oggi è una buona testimonianza di come possiamo parlare di questioni strategiche insieme per raggiungere valore aggiunto al nostro rapporto. Il Vietnam ha una politica che dà molta importanza a rafforzare la partnership strategica, l'amicizia tradizionale e la cooperazione con l'Italia. Questo rapporto è molto stimato da ambo le parti e vogliamo rafforzarlo. Prima di tutto vi è una forte amicizia tradizionale tra l'Italia e Vietnam e questo è un valore molto importante fra i due paesi che continua a essere rafforzato. Durante la guerra la generazione di italiani sono scesi per le strade per sostenere il Vietnam per la sua unità nazionale e questo continua anche ad oggi. L'Italia ha espresso supporto a 2,8 milioni di vaccini durante la pandemia Covid e io sono rimasto molto commosso quando a Genova il scorso novembre ho partecipato appunto a questo evento in cui si esprimeva appunto anche il rapporto come 50 anni fa quando sono stati portati i farmaci che erano necessari per il popolo vietnamita e noi vi siamo molto grati per tutto questo e le relazioni politiche sono eccellenti fra i due paesi e continuiamo a avere appunto questa testimonianza
testimonianza dai nostri rispettivi leaders, e c'è una grande fiducia in vari scambi, visiti, ivi compreso il più alto livello, soprattutto la visita di Stato del Presidente del Vietnam in Italia l'anno scorso, in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche, e l'incontro anche con il Presidente del Senato e della Camera dei Deputati. E il Primo Ministro ha dato istruzione varie volte al Ministero di aumentare le relazioni con l'Italia. La partnership strategica tra Vietnam e Italia sottolinea nuovamente e rafforza quello che è il joint statement sulla visita di Stato dell'anno scorso, un contesto e le condizioni per una più forte cooperazione fra i due paesi nel futuro. Punto 4. L'Italia e il Vietnam hanno molte affinità e non soltanto cioè in molti settori a livello di cultura, di comunità, ma anche nel settore economico e con molte piccole e medie imprese. Le economie dei nostri due paesi sono simili e complementari, quindi possono portare valore aggiunto quando ci sono delle joint ventures e la cooperazione. Le imprese italiane hanno successo quando fanno business in Vietnam. Poi, in un mondo ancora pieno di instabilità e conflitti, Vietnam e Italia condividono valori comuni e principi fondamentali nel rispetto del diritto internazionale, dell'ordine internazionale, lo Stato di diritto, lo rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale. E promuovere il dialogo, la pace, la cooperazione e lo sviluppo fra i vari paesi e lavorare all'unisono per affrontare sfide comuni come il cambiamento climatico e l'attività criminale internazionale. Possiamo ribadire che noi due paesi abbiamo rafforzato la cooperazione, abbiamo dato delle priorità rispettando gli altrui interessi e verso i popoli per la pace, la cooperazione e lo sviluppo della regione nel mondo. Il commercio, gli investimenti e l'economia sono le aree prioritarie di cooperazione nel rapporto fra questi due paesi. Il Vietnam e l'Italia è il più grande partner in Asia e terzo paese principale a livello dell'UE. E nonostante le difficoltà globali, c'è sempre un rapporto bidirezionale tra l'Italia e il Vietnam pari a 6,1 milioni di dollari, leggermente di meno rispetto al 2022, ma una riduzione minore rispetto all'UE. Italia e Vietnam continuano ad aumentare le attività di investimenti nell'ampliamento delle attività in Vietnam, un nuovo modo per le imprese italiane esprimono interesse nel fare business in Vietnam. Il governo italiano e la business community danno molta importanza al Vietnam come uno dei mercati che sono nei focus countries, tenendo conto del Vietnam come uno del mercato di più di 100 milioni di persone giovani e una classe media che è in rapida crescita e la possibilità di entrare nel mercato asiatico attraverso varie attività, attraverso l'FTA di cui il Vietnam è membro, compreso l'IVFTA. Quindi a tale riguardo il Parlamento italiano ha contribuito significativamente a aumentare il business environment, ha ratificato l'accordo dell'anno scorso di cui vi siamo molto grati. L'Italia è membro del G7 e ha molti punti di forza nella tecnologia, nell'attrezzatura, nell'industria agricola che è molto importante per l'industrializzazione e modernizzazione del Vietnam. Molte delle attività in Vietnam l'anno scorso in molte regioni, anche delle regioni italiane, hanno costituito un rafforzamento dell'amicizia, della reciproca comprensione e di maggiori opportunità economiche. Molti forum economici e seminari sono stati organizzati. Per esempio, noi siamo in discussione con la Lombardia per un memorandum che dovrebbe aprire nuove opportunità di cooperazione con altre regioni e province. Stiamo anche studiando adesso un volo diretto fra i nostri due paesi per aumentare il turismo e le attività economiche. I nostri due paesi hanno ancora tantissimo potenziale e margine di cooperazione. Per quanto attiene alla cooperazione
a livello internazionale. Noi abbiamo una buona cooperazione, il Vietnam e l'Italia devono ulteriormente promuovere la cooperazione con il contesto indo-asiatico e noi siamo membri appunto portati per l'ambito dell'ASEAN e noi possiamo accogliere con favore quindi l'interesse dell'Italia nella zona indo-pacifica e l'interesse nel sviluppare le relazioni con l'ASEAN. E a tale riguardo vogliamo ringraziare nuovamente il Parlamento italiano per la ratifica del VPA e ringraziamo tutte le delegazioni, compreso il Vietnam, che si basano appunto sul nostro rapporto di amicizia, di relazioni e il pieno rispetto della nostra cooperazione. Ci auguriamo che il Parlamento continuerà in futuro a prioritizzare la nostra relazione col Vietnam e incoraggiare il Parlamento e il Governo verso un legame ancora più forte col Vietnam. Siamo pronti a lavorare ancora più strettamente con voi per il vantaggio reciproco dei nostri due paesi. Sono qui per rispondere ai vostri paesi, alle vostre domande, però vi proporrei che le domande vengano fatte a Mr. Mozzozon, che è qui soltanto per oggi. Grazie. Thank you. Grazie ambasciatore, prego, adesso ascoltiamo il nostro ospite. Well, Honorable President, Honorable Vice President, Excellency Ambassador. Presidente, Vicepresidente, Ambasciatore, innanzitutto grazie per la vostra cortese introduzione. E per me è un grande privilegio oggi essere qui con voi per presentarvi le mie visioni sull'Indo-Pacifico e perché questo è importante per l'Italia. Quindi non saremmo qui in questa sala se non avessimo riconosciuto l'importanza dell'Indo-Pacifico, giusto? Lo avete tutti. Ho sentito parlare dello spostamento della gravità globale verso l'Indo-Pacifico, come questo è diventato sempre più importante dal punto di vista politico e dal punto di vista economico, però vorrei illustrarvi le mie 10 statistiche preferite per parlare dell'importanza dell'Indo-Pacifico. 1. L'Indo-Pacifico è la regione a più alto tasso di popolazione. 2. L'Indo-Pacifico costituisce circa metà della superficie terrestre e ha 3 delle più grandi economie più importanti, ha 4 delle più importanti democrazie, ha 5 potenze nucleari, produce circa il 60% del PIL globale, ha 7 delle forze più importanti, ha 80% della concentrazione globale di litio e del nickel, che sono fondamentali per l'economia, a 9 fra i porti dell'oceano più importanti del mondo e 10 fra i paesi più piccoli. Quindi ecco, questi sono semplicemente alcuni dei punti che vi parlano dell'importanza dell'Indo-Pacifico, però credo che siamo tutti anche consapevoli che l'Indo-Pacifico è importante in quanto è laddove il mondo andrà a essere formulato, definito, dove le future regole dell'ordine mondiale verranno definite, dove il testing di un ordine internazionale basato di un ordine internazionale verrà testato. La vitalità del sistema delle Nazioni Unite è sotto un test sperimentato, per esempio per la legge delle acque territoriali del mare, ma anche dove il futuro verrà definito per quanto riguarda la infrastruttura critica, sul supply chains globali, semiconduttore, regole commerciali, standard industriali. Molti di questi prenderanno origine dall'attuale Indo-Pacifico. Ecco, è importante, ma quali sono le sfide che si pongono innanzi? Bene, noi abbiamo molte sfide nell'Indo-Pacifico, ancora più importante. Ci sono visioni conflittuali su come questo ordine globale dovrebbe essere definito. Ci sono pareri sul futuro dell'ordine globale che sono diverse da quello a cui noi eravamo abituati o ben diverse rispetto all'attuale l'attuale ordine internazionale. Ci sono idee conflittuali su come raggiungere la sicurezza. Ci sono grandissime differenze sugli approcci alla sicurezza, uno che è basato sulla deterrenza, uno che è basato sulle sicurezze delle comunità. Ci sono anche dei punti caldi nell'Indo-Pacifico, fra cui il Mar della Cina Meridionale, lo Stretto di Taiwan, BPRK e la corsa al nucleare e poi il conflitto fra le grandi potenze. C'è stata una violazione eclatante del diritto internazionale nell'Indo-Pacifico.
che è un esempio negativo per il resto del mondo. Quindi alcune operazioni categorizzate come zone grigie. Ci sono sempre più concorrenze crescenti e una securitizzazione degli interessi economici che prendono origine dall'Indo-Pacifico. Ci sono anche dei contesti, dei meccanismi concorrenziali sulla cooperazione, ovvero ci sono diverse alleanze in corso che prendono origine dall'Indo-Pacifico. E queste sono sfide critiche non soltanto per i paesi che sono nell'Indo-Pacifico, ma questa è una ramificazione per il resto del mondo. E poi ci sono anche opportunità nell'Indo-Pacifico. Vediamo che c'è un maggiore desiderio per la stabilità nell'Indo-Pacifico, semplicemente perché il mondo non si può permettere un'altra regione che crolli dentro nel conflitto con sconvolgimenti. E per questo motivo vediamo che sono ripartite delle comunicazioni strategiche e dialogo tra Stati Uniti e Cina. E cosa ancora più importante, il summit a San Francisco, ma anche più recentemente le telefonate fra i due paesi che stanno ad indicare che ci sono degli sforzi dalle potenze principali di mantenere i canali di comunicazione che cercano di mantenere la stabilità. Vi sono buone volontà, ossia che molti partner dentro e fuori dalla regione appunto confluiscono nell'Indo-Pacifico. Questo vuol dire che sempre più paesi parlano di strategie indo-pacifiche. Abbiamo contato circa 20 paesi che hanno indicato e allocato risorse verso l'Indo-Pacifico attraverso delle strategie molto concrete o piani di azione, di visioni o comunque le vogliamo chiamare. Comunque tutte hanno definito delle politiche molto definite nell'Indo-Pacifico. Ora questo buon intendimento, se ben regolamentato, può creare molte sinergie per il vantaggio della comunità globale. ASEAN ha un'organizzazione molto flessibile che è pronta a perorare gli interessi di tutti nella regione, anche parte fuori dalla regione, che desiderano cooperare con la regione. ASEAN è un'organizzazione aperta, inclusiva, trasparente, che si vede come il fulcro dell'Indo-Pacifico ed è il fulcro dell'Indo-Pacifico. Se tu apri un attimo la mappa puoi vedere che effettivamente l'Asia del sud-est e ASEAN sono di fatto geograficamente centrate, ma anche diplomaticamente centrate, diciamo, nell'ambito dell'Indo-Pacifico per promuovere la cooperazione. Ecco, questo sta a dimostrare che ci sono delle sfide, ma ci sono anche tantissime opportunità per i paesi se noi avviamo un dialogo con l'Indo-Pacifico. Quindi, ecco, parliamo brevemente del perché Vietnam. Vietnam ovviamente si trova al centro dell'Indo-Pacifico, siamo molto attivi, siamo uno dei membri ASEAN più grandi, siamo proprio nel centro dell'Indo-Pacifico, nel mare del sud della Cina meridionale, che è quello che colisce l'Indo-Indo-Pacific, e quindi naturalmente è di importanza critica per la geopolitica dell'Indo-Pacific. Vietnam è una economia di 100 milioni di persone, ben collegata con tutte le altre economie principali del mondo, una porta verso l'Asia ma anche una parte verso il sud-est asiatico, perché qualunque cosa prodotta in Vietnam ha una tariffa preferenziale a Cina, Giappone, Corea, India e la regione CPTT, che è la regione economica più grande del mondo, ma anche verso l'UE, e quindi siamo molto ben collegati e stiamo trasformando in un'economia verde sempre più digitalizzata. Abbiamo minerali critici per trasformarci nell'economia green. Siamo la seconda più grande concentrazione di minerali rari e quindi questo è molto importante anche per la produzione di energia pulita. E poi abbiamo anche risorse umane ad alta qualità per aiutare a volgere verso questa nuova prosperità dell'economia. Quindi il Vietnam ha tantissimo da offrire alla comunità internazionale, tantissimo da offrire ai nostri partner europei e all'Italia come partner strategico del Vietnam. Ecco, un ultimo punto. Quali sono le nostre aspettative del ruolo dell'Italia nell'Indo-Pacifico?
Noi vediamo gli Stati membri dell'UE e l'Italia compresa come un polo molto importante nella configurazione multipolare che noi vorremmo costruire nell'Indo-Pacifico. Noi auspichiamo di avere un maggiore impegno e presenza dell'UE nella regione. Questo vuol dire che l'Italia è compresa. Per definire la narrativa e per definire la regola internazionale, l'ordine internazionale. Allora, ci sono anche delle diverse narrative su quello che è il ruolo dell'UE e dell'Italia in questa regione. Cioè, alcuni, come me, la pensano così, ossia multipolarità richiede un coinvolgimento dell'UE nelle regioni, un coinvolgimento dell'Italia nella regione. E coloro che la pensano così pensano che più ci siamo, meglio è. E questo andrà a contribuire alternative, a aiutare appunto a creare un equilibrio ed è per il meglio di tutti. Però poi ci sono anche altri che vedono che il coinvolgimento di potenze esterne o paesi esterni come un motivo di divisione, di complicazione che potrebbe provocare non necessariamente in modo inutile altri paesi. E quindi qui ci sono due narrative diverse, quindi del coinvolgimento nell'Indo-Pacifico. Quindi come possiamo promuovere invece la narrativa positiva? Come promuovere il coinvolgimento dell'Italia che lo vede appunto come una fonte di bene e non di divisione? Allora io penso che il coinvolgimento dell'Italia deve essere ad ampio spettro, ovvero deve essere basato sullo Stato di diritto, deve essere basato sul multilateralismo, deve essere portare con sé molta pragmatismo. Cosa vuol dire? Allora, ad ampio spettro vuol dire che non dovete avviare un dialogo con quei paesi soltanto in un solo settore, come per esempio di difesa o diplomazia navale. Questo non basta. Noi vogliamo coinvolgimento UE nell'economia, nel Stato di diritto, nel settore politico, diplomatico, e soprattutto settore economico, ma anche in altre sfere sociali. E poi vogliamo che l'UE e il coinvolgimento dell'Italia promuovano lo Stato di diritto, come la Convenzione dell'ONU sulla legge del mare, e rafforzare la Carta delle Nazioni Unite. E noi vogliamo veramente un coinvolgimento dell'UE e dell'Italia che supportano il multilateralismo, che supportino ASEAN, il coinvolgimento UE e ASEAN e supportino la fondazione multilaterale del sistema delle Nazioni Unite. Noi ci auguriamo che ci siano degli impegni lungo questa linea. Vorrei chiudere con delle proposte molto concrete o raccomandazioni. Primo, dialogo parlamentare. Io penso che i parlamenti di tutti i nostri paesi svolgono un ruolo molto importante per promuovere la trasparenza, la consapevolezza e l'impegno dell'Italia insieme a Southeast Asia e con il Parlamento vietnamita a livello appunto dialogo Parlamento-Parlamento è molto, molto importante per promuovere il collegamento tra i popoli e la consapevolezza delle rispettive regioni in termini di opportunità e sfide. Poi in secondo luogo io vorrei che l'Italia possa collaborare con il Vietnam per promuovere la capacità o costruire capacità non solo per il Vietnam ma per altri paesi nella regione, ovvero capacità di sostenere l'ordine basato sulle regole, capacità di implementare lo Stato di diritto, lo diritto internazionale, di applicare la figura di autorità lungo la legge sul mare. Per esempio i paesi italiani e europei avere a che fare col Mar Rosso, per esempio, si può applicare anche col Mar della Cina meridionale per forze diciamo di disturbo che potrebbero venirsi a creare. Quindi noi vorremmo proporre che l'Italia supporti ASEAN e Vietnam nel promuovere anche la cooperazione tecnologica, tenuto conto della forza dell'Italia in questo settore. La cooperazione a livello di istruzione è anche molto importante. Noi auspichiamo un maggiore coinvolgimento
dell'Italia in questo settore. Ultimo, ma non per questo meno importante, riteniamo che il Vietnam abbia dei punti importanti nella sicurezza alimentare. L'Italia, noi sappiamo che vorrebbe, ecco, per esempio, potremmo parlare di una forma di cooperazione trilaterale tra l'Italia, il Southeast Asia, Vietnam e con i paesi africani. Questo potrebbe veramente essere un buon avviamento nel Southeast Asia, ma anche nell'Africa, dove la sicurezza alimentare è molto importante, e l'Asia del Sud-Est e il Vietnam hanno delle buone leziose e delle buone capacità che possono condividere con voi. Ecco, queste sono alcune delle idee che volevo illustrarvi oggi per avviare il nostro dibattito. Quindi sarò molto lieto di rispondere alle vostre domande. Grazie. Grazie mille, davvero un intervento chiarissimo e di enorme utilità per i nostri lavori. Immagino ci siano domande dei colleghi, quindi chiedo chi voglia intervenire per primo. Onorevole Onori e poi onorevole Boldrini, alzato prima la mano. Grazie Presidente. Un ringraziamento e un benvenuto al vicepresidente e all'ambasciatore. Un ringraziamento anche per questo intervento che ha toccato in effetti diversi punti molto interessanti anche ai fini dei lavori che vengono condotti in questa commissione affari esteri. Mi piacerebbe provare a riprenderne un paio. E il primo riguarda l'approvvigionamento dei materiali critici, la loro estrazione, il loro raffinamento, la loro produzione. E questo è un tema che appunto stiamo affrontando in questa commissione, specificatamente per quanto riguarda l'aspetto delle conseguenze geopolitiche dell'approvvigionamento di questi materiali. E quindi riferimento appunto al Vietnam sta giocando un ruolo incredibilmente importante, è stato menzionato, è il secondo paese dopo la Cina che ha la più grande concentrazione di materiali critici. E vorrei, insomma, approfitterei di questa occasione per sapere che tipo di evoluzione si prevede in questo settore con riferimento specifico ai memorandum of understanding che il Vietnam ha stipulato ad esempio con gli Stati Uniti, e quindi che tipo di strategia il Vietnam sta seguendo anche appunto cercando di capire come l'Europa può intervenire, se ad esempio immaginate un memorandum of understanding con l'Unione Europea possa essere di una utilità, se c'è un ragionamento in questi termini. E il secondo aspetto che riguarda ancora l'approvvigionamento dei materiali critici è chiaramente quello della sostenibilità, che è un campo su cui Italia e Vietnam già hanno delle collaborazioni importanti, penso ad esempio al JITP, quindi agli investimenti italiani anche attraverso Cassa Depositi e Prestiti, al Fondo per il Clima nel Vietnam. Quindi che tipo di strategia si sta immaginando di adottare per quanto riguarda appunto le conseguenze negative sulla sostenibilità, sul clima di questo settore economico, che chiaramente è un settore che sarà sempre più importante per il futuro. È stato poi menzionato il fatto, diciamo, la volontà, l'auspicio di poter di poter immaginare delle collaborazioni ad ampio spettro, e tra questi diciamo, e tra gli aspetti citati c'era quello dello Stato di diritto. Ero quindi interessata a conoscere che tipo di progettualità c'è in questi termini, se ad esempio viene in qualche modo considerato anche qualcuno degli indicatori che vengono comunemente, insomma, nella comunità internazionale utilizzati per monitorare, per quantificare lo Stato di diritto e la democrazia di un paese, se, diciamo, questo è un argomento di interesse per il Vietnam. Grazie. Grazie, onorevole Boldrini. Sì, grazie Presidente, saluto la delegazione, mi fa piacere di essere qui a ragionare su un'area geografica assolutamente strategica come quella dell'Indo-Pacifico. Ecco, mi ha fatto piacere sentire che c'è un interesse al dialogo parlamentare, e allora io vorrei fare una considerazione in merito al rapporto tra democrazia
e economia. Perché sono stata recentemente in visita in Cambogia, in Laos, ho sfiorato anche un po' il Vietnam, è evidente che c'è uno sviluppo economico molto forte, peraltro concentrato nelle grandi città, mentre nelle zone rurali non ho visto uno standard di vita, diciamo, dignitoso. Mancanza di servizi come Universal Health Service, it's not there, schooling, cioè anche il sistema scolastico che si ferma presto. E allora mi chiedevo qual è la sfida, la vostra sfida, per riuscire a fare in modo che il benessere, lo sviluppo economico sia ridistribuito all'interno della società e sia corrisponda a uno standard di vita più alto di tutta la popolazione. E poi mi chiedevo se lo sviluppo economico non debba a fine essere anche declinato in termini democratici, cioè pluripartitismo. Democrazia vuol dire competizione tra partiti, democrazia vuol dire freedom of expression, cioè libertà dei media, vuol dire rispetto di chi ha una visione diversa e che però può giocare una partita politica. Quindi ecco, come diciamo il rule law, lo stato di diritto, si pone in un contesto come il Vietnam, che sta vivendo uno slancio economico, ma che credo debba anche riuscire a declinare questo slancio economico con delle riforme, sia per migliorare lo standard di vita di tutti i suoi abitanti, anche quelli delle zone rurali, ma sia anche per poter, diciamo, comply with international standards sul human rights, sulla tutela dei diritti umani, delle minoranze, ad esempio, e sulla la sfida della democrazia. Un paese così importante credo che debba anche porsi questo tipo di problematiche, e sarebbe per noi importante, anche nell'ottica di avviare un dialogo parlamentare, sapere se noi andiamo a confrontarci con un paese che intende rimettere in discussione un assetto monopartitico, o se invece questo non è interessante, non è all'ordine del giorno, quindi a quel punto il dialogo parlamentare diventa molto meno, diciamo, ampio, e quindi molto più formale ma non concettuale. Quindi vi ringrazio e aspetto le vostre risposte. Grazie, onorevole Forgiuele, poi onorevole Marrocco. Grazie Presidente, saluto l'ambasciatore, saluto il Vicepresidente. Molto molto esaustiva la relazione. Io innanzitutto vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza, è una cosa molto importante. Siete un'economia che, come avete appalesato, sta crescendo ed è importante la volontà che avete di collaborare con il continente europeo e in particolare anche con l'Italia. L'Italia sta vivendo una fase nuova di rilancio con il nuovo governo, che sta puntando tanto sull'identità della nostra nazione, e l'identità della nazione italiana vuol dire anche Made in Italy. Volevo sapere, in base a quella che è la cooperazione e le capacità che voi riconoscete a diversi settori italiani, qual è l'approccio con il Made in Italy, che vedrà anche una ottima manifestazione approssimarsi nel prossimo fine settimana. Questa è la prima domanda. La seconda, vorrei ribadire la volontà della massima cooperazione che sicuramente ci potrà essere con il nostro governo. Una domanda sulla difesa della libertà di navigazione, considerato quello che sono gli eventi che stanno caratterizzando anche il Medio Oriente negli ultimi mesi, e poi la difesa dello status quo di Taiwan. Vorrei che si potesse esprimere una considerazione anche su questo. Intanto grazie per la vostra presenza e speriamo di potervi riavere di nuovo qui in Italia. Grazie, onorevole Marrocco. Grazie, grazie Presidente, un ringraziamento e un benvenuto
Vicepresidente, all'ambasciatore e anche a tutta la delegazione. E, una domanda velocissima. Il Vietnam sta innalzando le proprie relazioni con alleati degli Stati Uniti, poi sia con la Russia sia con la Cina, a testimonianza di quanto sia prioritario, sia acquisendo una priorità sulla diversificazione nella sua politica estera in un contesto mondiale che è instabile. Quindi io volevo sapere quale ritenete possa essere lo spazio di manovra del suo paese nel complesso equilibrio tra Washington e Pechino e che contributo potrebbe portare per contribuire al ritorno ad un ordine internazionale bilanciato e cooperativo. Grazie. Grazie, credo voglia intervenire l'onorevole Billy. Grazie, anch'io ringrazio il vicepresidente dell'Accademia Diplomatica e l'ambasciatore. E mi volevo soffermare velocemente su uno dei punti a cui accennava anche il mio collega l'onorevole Furgiuele per quanto riguarda la libertà di navigazione. Per il vostro paese è di sicuro importante sia dal punto di vista geografico ma anche dal punto di vista politico e sociale, e mi chiedevo, considerato anche i recenti accadimenti e con le problematiche che abbiamo in Yemen con gli Houthi, che chiaramente hanno un enorme impatto sull'economia e soprattutto sull'import e sull'export dei prodotti dalle vostre zone nel nostro paese e addirittura nel continente europeo in generale, un grossissimo impatto. Come secondo voi, dal vostro punto di vista, possiamo noi come paese Italia e anche come Unione Europea supportarvi e lavorare insieme per rafforzare la libertà di navigazione nella vostra area geografica? Grazie mille. Grazie, darei la parola per la replica al vicepresidente dell'Accademia Diplomatica del Vietnam. Grazie per la pazienza, sono tante le domande, ma chiedo, insomma, grazie. Well, thank you very much for your... Grazie per le vostre splendide domande. Cercherò di rispondere meglio possibile. Bene, allora, materiali critici. Bene, credo che questi sono molto importanti per l'economia del Vietnam, molto è fortunato ad avere minerali di terre rare, però abbiamo anche il nickel. Allora, il nickel in Vietnam è ad alto tasso di concentrazione e di qualità relativamente buono. E la cosa importante è che si localizza vicino a fonti di idroelettriche, che è una fonte molto importante, politica, che è molto importante per avere batterie di alta qualità che deve corrispondere alle esigenze di mercati sempre più esigenti dell'UE. Quindi la cooperazione critica proprio con i partner è stato un elemento molto importante di cooperazione che il Vietnam ha cercato di promuovere con gli USA, con il Giappone, con l'Australia, con la Corea del Sud, ma anche con la Cina, che a sua volta è un produttore molto importante di materiali di terre rare. Ecco, questo perché è un punto su cui noi vogliamo veramente lavorare sopra. Se l'UE e l'Italia sono interessate, io credo che siamo appunto molto aperti per la cooperazione. Sostenibilità. Il Vietnam si è impegnato a diventare emissioni zero entro il 2050, prendiamo questo molto seriamente. Il governo adesso ha una strategia per trasformare la sua economia da un'economia inquinata a un'economia verde, e noi prendiamo molto seriamente questo nostro impegno, però non possiamo raggiungere l'obiettivo da soli, abbiamo bisogno di cooperazione con partner. L'Italia fa parte del partenariato Just Transition con il Vietnam, e il Vietnam prende la cooperazione con i partner molto seriamente per raggiungere l'obiettivo. Lo Stato di diritto. Bene, parlavo dello Stato di diritto nell'ampio contesto dell'ordine internazionale basato sulle regole, e il Vietnam ritiene che questo ordine, che poggia sulla carta dell'ordine,
dell'ONU sul ruolo del diritto internazionale, in modo molto importante. Il Vietnam più e più volte ha indicato che continuerà a supportare il diritto internazionale, supportare l'ONU e il suo ruolo nel interpretare e applicare il diritto internazionale. E questo è stata una priorità molto importante nella politica estera del Vietnam. Quindi siamo stati molto attivi all'ONU, per esempio il Vietnam non è un membro del Consiglio di sicurezza non permanente per dare il nostro supporto al sistema dell'ONU e al supporto del diritto internazionale. Allora, dialogo parlamentare. Credo che questa sia stata un'idea che ha preso origine proprio appunto il dialogo col Parlamento. Allora, il Parlamento in Vietnam è sempre più attivo, a delle sessioni come quella odierna, con anche delle trasmissioni dirette in TV, e anche il mio Presidente recentemente gli è stato chiesto di fare delle relazioni proprio in diretta in TV, e questa sessione è durata quasi 4 ore. Ecco, questo per dirvi quanto è diventato attivo il nostro Parlamento. L'abbiamo fatto promuovendo appunto le linee di cooperazione italo-vietnamite per appunto promuovere la voce del popolo, la voce della gente nel nostro sistema e per acuire la consapevolezza. Passiamo adesso alla domanda sul discorso del Made in Italy. L'Italia è un marchio molto conosciuto in Vietnam, molti vietnamiti adorano il brand Made in Italy, ma ci sono concorrenti che stanno diventando sempre più bravi, quindi l'Italia a sua volta deve tenere, alimentare la sua reputazione, la sua presenza per salvaguardare la reputazione buona che avete sviluppato negli anni. Quindi auguriamo che saremo più presenti nella nostra regione, nel Vietnam, per supportare il brand Made in Italy, e ci auguriamo anche che ci possano essere nuove variazioni del Made in Italy, per esempio Made in Vietnam dagli italiani, cioè possiamo promuovere anche questo, oppure fatto in Made in Italy dai vietnamiti, anche questo potrebbe essere un'opportunità. Ecco, questo potrebbero essere i progetti congiunti su cui potremo lavorare per il futuro. Questione Taiwan, credo che questa sia una questione assai complessa. Ho detto che appunto lo stretto di Taiwan è uno dei punti caldi, ci sono molte preoccupazioni in merito. Attualmente lo stretto di Taiwan, Mar del Sud, della Cina meridionale non sono diventati una zona aperta di conflitto, e riteniamo che questo sia una situazione molto fortunata nella nostra regione, però non possiamo sottovalutare il rischio di questi punti caldi e i conflitti che sono scoppiati in Europa e nel Medio Oriente stanno a ricordarci che non possiamo prendere per scontata la pace e stabilità. Dobbiamo costantemente valutare il rischio, costantemente ricordarci di quello che potrebbe far sì che i paesi arrivino a diffidarsi e avere uno scontro, proprio per evitare che questo accada. Io credo che noi approcciamo il Mar del Sud meridionale e Taiwan, lo stretto di Taiwan, proprio con la piena consapevolezza che queste zone calde potrebbero diventare veramente, veramente calde. E poi auspichiamo anche la cooperazione internazionale per evitare questa catastrofica eventualità. Poi, per quanto riguarda la cooperazione con la Cina e gli Stati Uniti, bene, noi siamo perfettamente consapevoli che questi paesi sono in concorrenza gli uni con l'altro per avere influenza sul Southeast Asia, vogliono promuovere la cooperazione con l'Asia del Sud-Est, ma nel contempo vogliono limitare la cooperazione degli altri con l'Asia del Sud-Est, e questo è un dato di fatto che noi appunto non ci illudiamo.
crediamo che questa cosa la possiamo cambiare, quindi cerchiamo di fare il nostro meglio per rimanere neutri, per rimanere autonomi. L'autonomia strategica potrebbe essere una parola chiave, però siamo anche pragmatici nel promuovere la cooperazione, quindi cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, consapevoli che questo potrebbe inviare un messaggio errato all'altro, però lo facciamo in modo dinamico, in un modo che possa salvaguardare il nostro operato, la nostra autonomia. E quindi io mi auguro che questa risposta vaga possa rispecchiare le complessità che stiamo affrontando e anche il tipo di strategia che stiamo seguendo a tale riguardo. Libertà di navigazione. Io credo che a tale riguardo questa questione è molto calzante per noi oggi, dopo che abbiamo visto quello che è successo nel Mar Rosso. Quindi adesso noi abbiamo capito che quello che è successo nel Mar Rosso ha un impatto diretto sull'attività import-export nell'UE, cioè il costo per esempio di questo trasporto per via navale si è quasi raddoppiato dopo il Mar Rosso, e quindi quello che succede nel Mar della Cina meridionale potrebbe avere, qualora dovesse accadere, una grave conseguenza sull'esportazione altrove. Avremmo un impatto immediato sul costo delle esportazioni dell'UE in America, per esempio, o nei paesi dell'Asia del Sud-Est. Quindi è nel nostro reciproco interesse collaborare affinché si possa evitare e mantenere la libertà di navigazione a livello globale. Quindi l'esperienza dal Mar Rosso, dal Mar Nero e altri mari in Europa potrebbero essere condivisi con altri paesi nell'Indo-Pacifico proprio per trarre delle lezioni. Una delle eventuali aree di cooperazione tra Vietnam, Asia del Sud-Est e paesi europei potrebbe essere come gestire gli attori non statuali come attori nel settore marittimo, come gestire nuovi fattori come i veicoli non presidiati, come i droni, che svolgono sempre più un ruolo critico, ma anche come adeguare il progresso tecnologico a vantaggio dell'ordine e stabilità marittima. Io credo che l'UE abbia un sacco di capacità di expertise a tale riguardo, noi abbiamo sempre più interesse a tale riguardo, e quindi questo potrebbe essere un altro settore di cooperazione. Ringrazio davvero per il contributo, per questo Comitato Italiano sull'Indo-Pacifico, che per la prima volta il Parlamento italiano si occupa di quest'area. Sarà fondamentale quanto lei ci ha detto, e continuiamo a cooperare come ella stessa ha auspicato a livello parlamentare, governativo, ad ogni livello. Si può ancora rafforzare ancor più la relazione tra i nostri paesi, l'interesse comune a rafforzare le relazioni anche da un punto di vista economico è evidente. Per far questo dobbiamo difendere l'ordine globale basato sulle regole, sul diritto internazionale, sulla libertà di navigazione, e lo faremo, ne sono certo, insieme. L'Italia, come già si è menzionato, con la missione di diplomazia navale della nave Morosini ha visitato anche il Vietnam tra gli altri paesi, però non sarà l'unica presenza nell'area a livello militare dell'Italia, ma ci sarà una cooperazione proprio quest'anno. La nostra portaerei Cavour farà delle esercitazioni congiunte con il Giappone, e quindi questo impegno è concreto e va dalle isole Senkaku allo stretto di Taiwan fino alle Spratly, alle Paracel. Abbiamo ben presente qual è la situazione e vogliamo qui ribadire la nostra volontà perché non sia violato lo status quo e perché si mantenga la pace e si possa commerciare e crescere insieme entrambi i nostri paesi. Vi ringrazio ancora, chiedo scusa per dilungarsi dei tempi, e continuiamo così. Grazie.